che sono sconcertata per l'assenza della regione, della provincia e anche del comune di Salerno, perché è deprimente vedere come rappresentanti delle istituzioni che dovrebbero spogliarsi della tessera di partito privilegiano la fedeltà politica a un contratto istituzionale di sviluppo che da qui ai prossimi 6 mesi stanzierà su questo territorio circa 250 milioni di euro. Non le manda a dire il ministro del Sud Mara Carfagna che dopo il siparietto su Facebook a colpi di Malox con il presidente della regione Campania, oggi ha dovuto registrare l'assenza della maggior parte dei sindaci della provincia di Salerno alla conferenza per presentare le opportunità legate ai contratti interistituzionali di filiera. Oltre 250 milioni di euro. Questi sono patti tra istituzioni, tra regione e comuni del territorio. E governo naturalmente per finanziare strade, piazze, parchi comunali, case di comunità, piscine, opere di rigenerazione urbana, di riqualificazione ambientale e da tutti i sindaci vengono considerati come una boccata d'ossigeno per i rispettivi territori. Io ho tantissimi messaggi da parte di tanti sindaci dei territori, della Terra dei Fuochi, dell'area vesuviana, che mi scrivono: questo è stato il giorno più bello della mia vita amministrativa, perché dopo tanti anni di ristrettezze di bilancio, noi offriamo la possibilità di finanziare opere strategiche che sicuramente non sarebbe stato possibile, finanziare con le ristrettezze di bilancio che i comuni hanno affrontato in questi anni. Quindi mi fa piacere offrire ai comuni di territori come quello napoletano, come quello salernitano, ma ci sono CIS attivati in Puglia, CIS attivati in Calabria, in Molise, in Abruzzo, la possibilità di pianificare per i loro cittadini opere strategiche che sicuramente rappresentano un fattore di crescita per le rispettive comunità. Alla presenza dei soli sindaci di Battipaglia, Eboli, Positano, Pagani, Angri, San Marzano sul Sarno ed Oliveto Citra, la Carfagna ha spiegato che la provincia di Salerno è stata suddivisa in 5 macroaree, ma che ci sono tempi molto Io sono serrati. convinta che alla fine i sindaci privilegeranno le necessità dei loro cittadini agli ordini di scuderia, agli ordini di padroni e di padrini, perché altrimenti dovranno spiegare ai loro cittadini perché perdono questi finanziamenti. E ricordo che in nessuna regione del Mezzogiorno, in nessuna provincia del Mezzogiorno accade quello che accade qui a Salerno. Io penso che sia arrivato il momento di dimostrare che i rappresentanti delle istituzioni sono uomini liberi e non soldati al servizio degli ordini di qualcuno. Questa è una buona opportunità. Ministra, è contenta Grazie della vittoria della Salernitana alla permanenza in mille. Beh, Serie A? sicuramente sì. Tifo salernitano da quando sono bambina. Grazie.